C'è chi ti dice come? People Around Technology. I tuoi esperti Apple. Ciao ragazzi, sono sempre io, Francesco. Mi sono mancato, ne sono sicuro. Questa volta avrei bisogno di un consulto da un punto di vista tecnico. Ho notato che la batteria del mio iPhone non riesce più ad arrivare a fine giornata. Ho usato il telefono effettivamente molto più del solito. Lo ammetto, però vorrei capire se ha bisogno di assistenza, sinceramente. Ciao Francesco, ben ritrovato. La batteria è fondamentale per tutte le operazioni che fai ogni giorno. Ecco perché esiste una funzione di iOS che ti permette di tenere d'occhio lo stato di salute della batteria del tuo dispositivo. Accedi al menu Impostazioni, tocca Batteria e infine Stato Batteria. Cosa ti dice? Ok, dammi soltanto un momento. Allora, capacità massima 87%, prestazioni massime disponibili. Benissimo, la tua batteria ha lavorato e la capacità massima è scesa, ma non richiede ancora assistenza. Ah, ok, meno male. Però non c'è nient'altro che io possa fare? Ci sono tanti accorgimenti e opzioni che puoi attivare o disattivare per migliorare le prestazioni della batteria. Seguimi passo passo che ti faccio vedere. Sempre partendo dal menu Impostazioni, tocca Generali, dopodiché scorri fino a trovare Aggiornamento App in Background. Qui trovi l'elenco delle applicazioni installate sul tuo telefono. Puoi togliere la spunta verde per ridurre i consumi di singole app o rimuoverle tutte in una volta sola, selezionando No in alto alla voce Aggiorna app in background. Però aspetta, io vorrei che le mie app rimangano sempre aggiornate. L'aggiornamento delle app, inteso come il download dell'ultima versione, non viene intaccato da questa operazione. L'aggiornamento in background permette alle applicazioni di attivarsi in modo silenzioso e aggiornare i propri contenuti senza tuo intervento. Tale operazione rende più agevole il funzionamento delle app, ma richiede più dispendio di energia alla batteria. Ah, ok, perfetto. Quindi comunque continueranno a funzionare anche se le disattivo, giusto? Certamente, ma il consumo che le applicazioni fanno della batteria sarà più contenuto. Altra funzione da tenere d'occhio è la geolocalizzazione. Apri Impostazioni, scorri fino a Privacy e tocca in alto Servizi di localizzazione. Oltre a poter decidere come le app accedono ai dati relativi alla tua posizione e quindi migliorare il controllo che hai sulla tua privacy, noti che alcune app sono impostate per avere sempre accesso al GPS? Tale opzione attiva spesso la localizzazione del telefono consumando batteria, una cosa simile a quella che succede quando usi il navigatore. Puoi quindi modificare impostando la localizzazione a se in uso o mai. Accidenti, non pensavo che ci fossero così tante opzioni. Fatto questo, controlla come ti trovi. E come ulteriore supporto ci sono gli accessori dedicati. Tipo un caricatore portatile? Sì, esatto. Puoi decidere di acquistare una batteria esterna in modo da avere sempre modo di ricaricare il tuo device, ovunque ti trovi. Inoltre, per gli ultimi modelli di iPhone esiste una cover in silicone contenente una batteria aggiuntiva. Con quella non avrai più problemi. Vedete che avete sempre la risposta giusta a tutti i miei dubbi? Mi fa piacere, Francesco. Ricordati che per problemi tecnici o qualsiasi altra esigenza, siamo felici di assisterti anche nei nostri store, aperti in tutta Italia. Beh, che dire, basta un grazie? Basta e avanza. A presto, Francesco. Non perderti l'appuntamento di martedì prossimo con C'è chi ti dice come. Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. C&C, People Around Technology. I tuoi esperti Apple.